Respirando la natura in città. Torna ad Alessandria, dopo 2 anni di pandemia, Floreale, mostra mercato dei fiori che rientra nella programmazione della Fiera di San Giorgio e che dal 22 al 25 aprile sboccerà nei giardini pubblici di Corso Crimea. La manifestazione è promossa dall'amministrazione comunale, assessorato al commercio, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Camera di Commercio, il gruppo AMAG. L'organizzazione è curata da WeConf, sinergia di Confcommercio e Confesercenti. L'ingresso è libero. Già il 22 aprile si scalderanno i motori dell'evento, con la possibilità di ammirare un orto sinergico urbano in Piazzetta della Lega, a cura dell'Associazione Orti in Città. Ai giardini pubblici saranno presenti circa 40 espositori, fra produttori, florovivaisti e venditori, commercianti di fiori, piante, frutti, materiale vario, riconducibile al settore florovivaistico, ma anche arredo da giardino, attrezzature e articoli tecnici. Le regioni di provenienza degli espositori sono Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana. Come da consuetudine, un calendario di eventi collaterali completerà la manifestazione, con momenti legati al tema floreale proposti in successione nelle giornate del 22, 23, 24 e 25 aprile. Molte le iniziative appunto in programma, più di 50 eventi in 4 giorni, frutto della fantasia e dell'entusiasmo delle associazioni di volontariato e delle istituzioni impegnate nello scopo di rendere attrattiva Alessandria. Quello che è bello in questa manifestazione che torna dopo 2 anni è l'entusiasmo con cui le istituzioni, le associazioni culturali, le associazioni di volontariato hanno aderito proponendo i loro programmi per vivacizzare e far sbocciare la nostra città. Penso anche allo shopping street in via Migliare, in via San Lorenzo, perché i commercianti chiaramente aderiscono, ma ci sarà anche spazio alla solidarietà con la vendita delle piantine proprio per gli aromi della solidarietà. Solidarietà a cura della Fondazione Solidal per la ricerca. Fra i partner impegnati in questa edizione di Floreale c'è anche Culturale ASM Costruire Insieme. Noi ci occuperemo di una serie di eventi che vanno dalle sfilate in Corso Roma il giorno dell'inaugurazione, dopo le 18, coinvolgendo diverse boutique del centro. Poi il 24 all'interno del Marengo Museo, nella piramide, ci sarà la presentazione di un libro di poesie tematico e poi il lunedì 25 davanti alla statua equestre nei giardini pubblici alle ore 17 una sfilata moda spose d'epoca, nel senso che partiremo dal 700 in poi in un percorso storico proprio con abiti da sposa antichi per finire con una sfilata di moda attuale di abiti dell'artista Nada Nuovo, Haute Couture, che è un'artista d'adozione alessandrina.